Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori di Rete 8, nuovo appuntamento con i fatti e le opinioni e come avevamo promesso, eccoci qui a conclusione di 3 settimane nelle quali abbiamo seguito praticamente giorno dopo giorno l'evolversi di una iniziativa riuscita, possiamo dirlo a questo punto, di partecipazione popolare al momento elettorale che attende la città di Pescara. Eccoci qui giunti alla conclusione. Ci sono stati i risultati dell'iniziativa Scegli il tuo sindaco, promossa dal quotidiano Il Centro, risultati pubblicati in edicola martedì dopo uno spoglio che è durato un'intera giornata. C'è stato un vincitore, Moreno di Preta Antonio, che abbiamo invitato nei nostri studi, quello che ha preso più voti, ne ha presi 3.368 a fronte delle 16.217 schede raccolte dal quotidiano d'Abruzzo. E questa trasmissione, a prescindere da quelli che sono stati poi anche i momenti deliberativi da parte dei partiti che hanno indicato i loro candidati, vogliamo dare un taglio diverso anche rispetto alla graduatoria del centro, che comunque vedremo e che la regia ci propone. Vorrà capire che significato ha avuto questa iniziativa e soprattutto che cosa ci lascia da riflettere sul metodo con il quale vengono scelti i candidati, sul metodo con il quale si cerca di recuperare un rapporto con i cittadini, si dice sempre distanti dalla politica. Insomma, questo numero eclatante di 16.217 persone che sono andate a comprare il giornale, non certo con il forbice portato in edicola, sono tornati quindi a casa, hanno tagliato il tagliando appunto e lo hanno riconsegnato ancora una volta in edicola. Insomma, è un dato che secondo noi ha un risvolto anche dal punto di vista socio-politico. E ne parliamo intanto con i promotori dell'iniziativa, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, il collega Domenico Ranieri dell'ufficio centrale del quotidiano Il Centro. Ciao Domenico. Buonasera. Ben rivisto. E la collega Ilenia Gifuni, che ha curato direttamente insomma la elaborazione dei dati, anche seguito quotidianamente. Buonasera Ilenia, il sondaggio del quotidiano Il Centro durante queste 3 settimane. Con loro due esperti di comunicazione che io ringrazio a loro volta per insomma, cimentarsi in queste riflessioni che condivideremo in questa trasmissione. Il collega Nello Di Marcantonio, buonasera. Nello, di un'importantissima agenzia nazionale di marketing, la Pomiglio Bloom, e il collega Filippo Lucci, bentornato Filippo, insomma, siamo tutti giornalisti qui oggi. Davvero, anche al di là dei ruoli ricoperti, che è il presidente nazionale dei Corecom e presidente naturalmente del Corecom Abruzzo, che è il comitato regionale per le comunicazioni, e naturalmente lui ci darà anche qualche istruzione per l'uso della prossima campagna elettorale, quella che sta per iniziare per le comunali, a cui appunto era indirizzato questo sondaggio tra i pescaresi. Allora Domenico, io ho già introdotto qualcosa circa i numeri, tra poco vedremo anche la classifica con il nostro Danilo Cinquino, sentiremo anche alcune interviste con i più votati, no, con i più curiosi personaggi emersi dal sondaggio, avremo anche un collegamento telefonico. Insomma, Domenico, non c'è stato soltanto un messaggio politico che è giunto dalla città, c'è stato un messaggio di partecipazione e di democrazia da parte dei vostri elettori. Sicuramente sì, tenendo presente che questo è un periodo in cui notoriamente c'è una crisi dell'editoria, quindi si fa molta fatica a convincere un lettore ad andare in edicola, ad acquistare un giornale, figuriamoci ad andare in edicola, acquistare un giornale, tornare a casa a votare e poi riconsegnare la scheda. Però è anche un'opportunità, una possibilità in un sistema politico verticistico, così come è stato dimostrato dalle scelte dei candidati delle due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, in cui le scelte sono state in qualche modo avallate dai vertici romani. In questo caso è la possibilità che si dà al popolo, alla gente, di poter esprimere la propria preferenza per questo o quel candidato. È un po' una sorta di voce del popolo che noi abbiamo pensato di affidare ai nostri lettori e elettori, perché c'è questa duplice veste, in quanto poi i lettori sono tutti elettori. Si tradurrà questo esito, questo risultato poi nelle urne? Questo non è dato saperlo, di sicuro può diventare anche un traino importante per chi ha voluto partecipare, per chi si è messo anche un po' in discussione, perché mettersi in campo
gestire anche una classifica. Il caso di Albore, di Luigi Albore Mascia, sì, dell'avvocato, è emblematico, fino alla fine era in testa e poi è stato superato sul filo di lana da Moreno di Pierantonio, ma questo non toglie nulla al risultato di Luigi Albore Mascia, che ha preso 3.204 preferenze. Voi immaginate 3.204 preferenze alle urne, sarebbe un risultato. Non avrebbe bisogno di fare i manifesti elettorali, di fare campagna elettorale. Ecco, questo è un modo anche per entrare già nel pensiero collettivo in una fase di campagna elettorale molto importante. Poi c'è un altro aspetto che in qualche modo può determinare il successo o l'insuccesso di una consultazione di questo tipo: la scelta del candidato, perché questo è un traino anche per la scelta della candidatura. Noi abbiamo avuto il centrodestra che ha scelto Masci in maniera abbastanza sollecita, poi dopo un primo periodo di consultazioni. Questo ovviamente ha in qualche modo determinato potrebbe aver determinato un rallentamento, altrimenti il risultato poteva essere anche più eclatante. Per il centrosinistra invece si è arrivati proprio quasi in parallelo, in contemporanea alla scelta. Sto per chiedere a Ilenia, ecco, vediamo la classifica finale. Operativamente cosa c'è stato dietro le quinte di questo risultato finale? Cosa è accaduto nella redazione in queste 3 settimane? Cosa è accaduto nelle edicole e nella città? Tu che quotidianamente hai vissuto questa avventura. Beh, diciamo che è un sondaggio che è partito un po' alla volta. C'è stata grande partecipazione da parte delle persone che man mano più si andava avanti con i giorni hanno iniziato a mandare sempre di più questi tagliandi in redazione. Siamo partiti quindi con un primo spoglio circa una settimana dopo il voto, che eravamo a 1.000 tagliandi, per poi impennarsi all'improvviso nel momento in cui sono stati pubblicati poi i primi nomi. C'è chi ad esempio si è visto fuori dalla classifica e allora magari ha iniziato a inviare i messaggi, perché poi a noi ce l'hanno raccontato. Hanno iniziato a mandare i messaggi agli amici: votatemi, guardi che ci sono anch'io in competizione. Chi magari stava in una posizione un po' più bassa e voleva recuperare, qui ha iniziato anche a fare degli appelli sui social, su Facebook soprattutto, anche su WhatsApp. Man mano che sono andati avanti con i giorni, sono emersi tanti politici, come dicevamo prima, ma soprattutto tante persone che di politica, che sono fuori dalla politica, fuori dagli schieramenti, dai partiti, ma anche fuori dall'impegno civico. Abbiamo iniziato un pochino, la cosa carina che è venuta fuori è che man mano che arrivavano i tagliandi iniziavamo magari a chiederci: ma chi sarà questo nome? Sì, proviamo anche a cercarlo. Noi. Iniziamo ad incrociare le fonti, iniziamo a controllare sui social, a fare telefonate, a cercare un pochino di individuare le persone. Li abbiamo contattati uno alla volta e molti ci hanno detto, la prima domanda ovviamente è stata la classica: ma tu ti candideresti a sindaco? E non è detto che tutti abbiano risposto sì, anzi molti hanno detto: ma assolutamente no, non ci penso nemmeno, la politica non fa per me. E infatti è una cosa carina che appunto tra i primi in classifica ci sono tanti personaggi proprio al di fuori della politica, c'è Pierluigi Scatozza che poi sentiremo, che abbiamo intervistato. Sì, che è un commercialista, il presidente di un motor club molto attivo, è arrivato addirittura in 8ª posizione, 395 voti sono tantissimi, però ci sono anche tanti giovani, tanti personaggi dell'associazionismo, medici, piuttosto che semplici cittadini, baristi, meccanici, insomma, che hanno avuto anche pochi voti, ma magari sono stati indicati da qualcuno come personaggi adatti forse a rappresentare la città più di tanti politici di grido, tra virgolette. Allora, Anello Di Marcantonio, voi siete pronti ovviamente come agenzia anche ad avere magari qualcuno di questi personaggi come clienti per la prossima campagna elettorale alle comunali a Pescara? Sappiamo che comunque si farà una campagna elettorale con l'utilizzo dei social, che ormai è diventato prevalente, ma c'è anche insomma una strategia comunicativa che va cambiando. Ecco, dal tuo punto di vista di addetto ai lavori della comunicazione, ecco, questo tipo di messaggio che giunge da quelli che poi andranno realmente a votare il prossimo 26 di maggio, cosa insegna anche a noi stessi operatori della comunicazione? Sicuramente insegna che c'è una grande voglia di partecipazione diretta da parte del cittadino, senza intermediazione, e quindi c'è bisogno di un grande coinvolgimento dello stesso cittadino. Noi proprio di recente, nel corso di un evento che abbiamo organizzato a Pescara, abbiamo avuto modo di ascoltare Stephen Clark, che è il responsabile a livello europeo
delle elezioni, che ha parlato proprio della necessità di coinvolgere il cittadino con iniziative mirate. Per quanto riguarda iniziative alte e altre in altri paesi che seguiamo sempre per conto dell'Unione Europea, possiamo pensare in Svezia, ci sono eventi sportivi per promuovere la partecipazione della cittadinanza e, come dire, anche la vicinanza dei cittadini alla partecipazione democratica. Il segnale più importante, secondo me, sta nei numeri di questa consultazione del centro, sia per il numero di schede che sono arrivate, oltre 16.000, sia per il fatto del limitato arco di tempo, perché solo 3 settimane di tempo per consegnare queste schede, sia perché, oltre a non andare con un paio di forbici in edicola, dovevano andare in alcuni dei punti di raccolta, quindi c'era un impegno, una partecipazione diretta, quindi la volontà del cittadino di far sentire la propria voce. Tu parlavi di social network che rappresentano un po' la nuova frontiera, secondo alcuni analisti, della democrazia immediata. Ecco, la partecipazione con un tagliando che viene compilato a mano e consegnato in un secondo momento in edicola è un momento forte di coinvolgimento e di partecipazione. Filippo Lucci, allora i giornali non sono morti, il ruolo sociale anche di un quotidiano che è legato e nasce ed è legato in un territorio come quello dell'Abruzzo può essere appunto valorizzato proprio da un'idea come quella che abbiamo in qualche modo anche noi contribuito a veicolare, perché c'è stata anche la televisione che ha dato una mano in queste 3 settimane. Vincono i grandi classici, cioè il quotidiano cartaceo e soprattutto la capacità e la voglia dei cittadini di essere protagonisti, cioè con il volto, con il nome, indicando il personaggio che conosco, che incontro, che stimo, e quindi io candidato voglio esprimere la mia forza, voglio partecipare, voglio esserci, voglio dare il mio contributo, voglio fare grandi numeri, e quindi mi organizzo in qualche modo anche in maniera, diciamo, strutturata per fare grandi numeri. Quindi questo fenomeno dei 16.000 è un fenomeno eccezionale. E ovviamente dietro questi grandi numeri ci sono anche gruppi politici che si organizzano per poi raccogliere il consenso, e questo ovviamente è l'interesse anche di un quotidiano, quello di vendere le copie, di fare notizia, di essere, diciamo, posizionati all'interno del dibattito politico come centrali nell'indicazione di un percorso anche di governo poi che determinerà attraverso il voto il governo della città. Montanelli diceva i quotidiani saranno come le posate d'argento tra qualche anno. In realtà, seppur la crisi del mercato della carta stampata è una crisi forte che si registra dai numeri e che ogni anno vede un calo considerevole, ancora oggi il quotidiano viene considerato il grande media per eccellenza, come per affidabilità, come contenuti, come approfondimento, come capacità anche di raccontare il territorio. Secondo me oggi i giornalisti, i giornali hanno un senso se rimangono a parlare del territorio, delle cose che riguardano il nostro quartiere, la nostra comunità, i problemi semplici che poi diventano complessi quando non vengono affrontati e risolti dalla politica e dalle istituzioni, ma anche con il coinvolgimento dei cittadini. Ecco perché dico che questa iniziativa è un grande classico, ma è un grande classico vincente, perché ci fa riconoscere parte di una comunità, ci fa riconoscere i volti che noi siamo abituati a incontrare al bar, come si diceva, o nell'associazionismo, così come nella politica strutturata di Pietro Antonio, un volto come Mascia, come Carlo Costantini, sono volti che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo anche valutato per il loro impegno politico negli anni, e quindi li votiamo con molto più interesse, con molta più partecipazione, con molta più passione. Penso che sia veramente una bella cosa. Poi magari non sempre la politica è coerente con queste indicazioni che viene dal basso, non sempre queste indicazioni sono pure pulite come le immaginiamo noi e come vorremmo che fossero, certo. No, perché è proprio rappresentazione della volontà popolare del cittadino, però ecco, sono tutti progetti, tutte iniziative che aiutano a riflettere e che aiutano anche, diciamo, a migliorare il dibattito se possibile. Ecco, per esempio, uno dei fattori che ha influenzato, che ha condizionato credo il risultato finale
è per esempio quello di alcuni esponenti politici che proprio prima che iniziasse il sondaggio stesso si erano già chiamati fuori dalla campagna elettorale. Il caso più clamoroso è quello del sindaco in carica di Pescara, Marco Alessandrini, che abbiamo ascoltato in un'intervista proprio su questa iniziativa del centro. Sentiamo Alessandrini. Con 21 voti Marco Alessandrini finisce al 35° posto della classifica dell'iniziativa del centro Scegli il tuo sindaco per la città di Pescara. Come può commentarci questo risultato? Io penso che sia stata una iniziativa intelligente perché vale un po' movimentare quello che è alle porte, cioè l'avvio della campagna elettorale. Sindaco, ma lei si è votato? No, io non ho partecipato a questo gioco e quindi ne ho letto le cronache appunto con un certo sorriso. Ci sono stati anche 3 voti che sono andati a Emilio Alessandrini, il magistrato appunto suo papà. È una cosa che anch'essa mi fa sorridere piacevolmente. Fatte le debite proporzioni, ogni qualvolta ci sono gli scrutini per la Presidenza della Repubblica vengono fuori nomi che diciamo non sono tecnicamente in campo eppure vengono citati e quindi insomma la scrivo a questa categoria, ma sicuramente è un dato che mi fa piacere. Per le prossime elezioni il 26 maggio non sarà tra coloro insomma che scenderanno di nuovo in campo, ma qual è il consiglio che si sente di dare? Io penso che le elezioni sono un momento impegnativo ma anche straordinario, perché è comunque davvero un viaggio nel cuore della città. Ogni tanto mi viene anche da pensare che la campagna elettorale sia la poesia mentre l'amministrazione è la prosa. E poi faccio anche questa notazione un po' scherzosa, ma per mia diretta esperienza le elezioni mi hanno sempre consegnato un dato cui guardo con appunto favore, quello cioè del dimagrimento, perché tendenzialmente, insomma almeno a me è capitato questo, insomma si perdono parecchi chili e quindi si recupera qualche taglia, essendo peraltro l'estate alle porte mi sembra un ottimo metodo per prepararsi al mare. In questa classifica c'erano anche tanti nomi che fanno capo alla società civile, questo dato secondo lei come va letto? Il termine del divertissement, poi non è che c'è una società civile e c'è una società incivile, io penso che la politica sia uno specchio fedele della società, insomma tutto questo ripeto fa parte di quel gran ballo che però è un bel ballo perché le elezioni sono un esercizio democratico, magari lo diamo per scontato ma la democrazia è una fatica quotidiana che dobbiamo preservare e difendere tutti col nostro impegno, con le nostre azioni e le elezioni, coltivando sempre quella materia così pericolosa che si chiama ironia, ho spesso definito come la battaglia di Stalingrado e qui il combattimento, fortunatamente non con le pallottole e le bombe ma con le idee, sovente condominio per condominio, perché i tanti candidati che ci saranno, 32 sono fra virgolette i posti a concorso, cioè 32 sono i consiglieri che verranno eletti nel prossimo Consiglio Comunale, beh, è probabile che ci saranno 20 candidati a posto, quasi come se fosse una sorta di concorso alle poste. Bene, fin qui le dichiarazioni del sindaco uscente e non ricandidato Marco Alessandrini. Riprenderemo subito dopo la pubblicità con quelle del suo predecessore, quindi ascolteremo i due ultimi sindaci reali di Pescara su questo sondaggio, Luigi Albore Mascia, che in corsa c'è stato e come con 3.204 voti, subito dopo la interruzione dalla regia. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio, dicevamo del secondo arrivato, perché lunedì abbiamo avuto in studio il vincitore di questo sondaggio, Moreno di Pietrantonio. Il secondo arrivato è stato in testa praticamente fin quasi all'ultima curva, come si direbbe, sul ciclismo, sugli sport a 2 a 4 ruote di velocità, Luigi Albore Mascia, sorpassato forse, poi cercheremo anche di capire i motivi, da quello che è stato l'andamento poi reale delle scelte dei partiti. Ma ascoltiamo Mascia. Luigi Albore Mascia, è uscita la classifica ufficiale definitiva dell'iniziativa del centro Scegli il sindaco per Pescara e lei è risultato secondo con 3.204 voti, primo per il centrodestra. Può commentare insomma a caldo questo risultato? Sì, intanto sono stato in testa per 17 giorni su 21. E questo è stato un motivo di grande soddisfazione, devo ringraziare tutte le persone che mi hanno dato fiducia e sono tanti, 3.200 taglianti sono tanti, poi qualcuno mi ha mandato un messaggio dicendo ah, sei un ottimo passista però poi ti sei fatto superare nello sprint finale, quindi faccio i complimenti a chi ha vinto, a Di Pietrantonio, a Moreno Di Pietrantonio, poi guarda caso nessuno di noi due avrà il ruolo
di candidato sindaco, però rimane comunque una bellissima contesa. Credo che i 4-5 giorni successivi alla indicazione del sindaco Carlo Masci però abbiano disorientato un po' l'elettorato, che ovviamente si è sentito perso di motivazioni. Il fatto che appunto in questa classifica siano finiti anche medici, sportivi, gente comune, che idea le dà? Il fatto che siano state indicate anche con centinaia di voti persone che non hanno un impegno diretto in politica, secondo me è soltanto l'antipasto rispetto a quello che accadrà poi il 26 maggio, perché le liste che saranno composte di 32 persone, di uomini e di donne, saranno composte mica solo da professionisti della politica o da persone che siedono in consiglio comunale o che lo hanno già fatto, saranno composte da tante persone. È un grande strumento di democrazia, anche quello della competizione elettorale comunale. Lei si è votato? Guardi, io ho acquistato il giornale il sabato e la domenica e ovviamente il sabato e la domenica ho ritagliato il mio tagliandino, perché poi si può anche vincere o si può perdere per un voto. Volevo unirmi a tutte le persone, migliaia, che ringrazio attraverso questo strumento che voi mi offrite. Beh, in effetti Domenico un po' ha pagato sul finale la scelta già avvenuta proprio qualche giorno prima con il sondaggio in corsa su Masci, però insomma Mascia è stato uno dei veri protagonisti di questa battaglia a suon di tagliandi. Insomma, questo fa un attimo anche riflettere su quello che è stato il condizionamento delle scelte ufficiali dei partiti sul sondaggio e credo anche qualche condizionamento al contrario che sarebbe utile per la composizione delle liste, perché poi vediamo che i più votati saranno quasi tutti o capolista oppure consiglieri comunali ricandidati o candidati per la prima volta proprio grazie alle indicazioni dei vostri elettori. Sì, diciamo che partono con lo sprint. I candidati effettivi al Consiglio Comunale che sono nelle prime posizioni della classifica. Io volevo però sottolineare anche un altro aspetto. Per noi il sondaggio sul sindaco preferito dai pescaresi è anche un'occasione per mettere in mostra e mettere in vetrina quello che è il nostro giornale. Cioè, noi abbiamo visto che si è registrato un aumento di acquisto di copie, quella per noi è anche l'occasione per far leggere ai nuovi lettori, a quelli che magari hanno acquistato le copie per fare un favore ad Albore Mascia o a Moreno di Pierantonio o a qualcun altro, per far leggere il nostro giornale. E quindi è anche un'occasione, chiamiamola di marketing se così la vogliamo definire, un'occasione per far conoscere meglio il nostro giornale. Poi, per quanto riguarda invece gli illustri sconosciuti, Andy Warhol diceva che c'è sempre per ciascuno un quarto d'ora di notorietà. Ecco, questa è l'occasione, ma questo succede anche nelle elezioni effettive, di mettersi anche un po' in mostra, di uscire fuori un po' magari anche dall'anonimato. E poi ci sono i candidati a loro insaputa, per usare un termine che ci riporta a qualcosa vicino al Colosseo, che sono quelli che si vedono votati e che non sanno il perché. Ecco, ne abbiamo uno al telefono in questo momento che salutiamo e ringraziamo, perché abbiamo sentito nelle ultime due interviste gli ultimi due sindaci di Pescara, ma a Pescara il sindaco è un'altra persona, non ce ne vogliano Alessandrini e Mascia, il sindaco è Sansovini, Marco! Buongiorno. Sei al telefono, eccoci. Buongiorno. Grazie della tua disponibilità, ex attaccante del Pescara, per tutti gli sportivi, il sindaco gioca con il Modena, lo abbiamo un po' sollecitato a partecipare a questa trasmissione perché ha ottenuto 26 voti suoi ex tifosi, suppongo, del Pescara, che sono suoi attuali tifosi perché lo seguono con amore anche adesso e soprattutto per un ruolo di leadership che ha sempre esercitato nello spogliatoio e nella squadra, Marco Sansovini. Allora, quando hai avuto questa notizia del sondaggio a Pescara, ma hai fatto tu qualche telefonata per farti votare oppure? Assolutamente no, non mi sarei mai permesso una roba del genere, è ovviamente prettamente goliardica. Può far piacere perché essere rimasti nel cuore e nella mente delle persone è ovviamente motivo d'orgoglio e di soddisfazione, ma rimane sempre nell'ambito goliardico.
hai superato a Pescara persino Galeone. Tu sai che cosa significa Galeone per questa città? Galeone ha avuto 11 voti, anche lui ha tanti amici, estimatori, anche lui è un frequentatore come te della città quando può. Ecco, essere il primo votato tra gli sportivi in questa classifica per te cosa significa nel legame che tu hai avuto sempre e continui a rinsaldare con questa città, oltre che con la tifoseria? Ma sì, fa sorridere e fa piacere chiaramente. Io quando riesco a venire a Pescara, ora gioco nel Modena, ma comunque ho la residenza comunque a Pescara, quindi passerò molto del mio tempo quando potrò in città. Diciamo che questo legame che ho con i pescaresi è qualcosa che è veramente bello, bellissimo, e che riesco a viverlo ogni volta, tutti i giorni quando sono in città, è veramente una cosa speciale. Una curiosità, ma questo soprannome di sindaco poi te lo sei portato anche in altre città o è solo appannaggio della città di Pescara? Ma allora, da quando è diventato mediaticamente famoso, qualcuno anche in altre città me lo dice, però insomma dai, la prendo col sorriso chiaramente. Senti, allora noi ti ringraziamo ovviamente, anche i colleghi del centro ti salutano, gli sportivi ti salutano. Che auspicio fai per il proseguo della stagione del Pescara, che proprio a partire da questa sera in campo con il Perugia è chiamato, insomma, giornate importanti per un sogno che può trasformarsi ancora in una realtà? Molto dipende, molto dai piedi e dalla testa dei tuoi amici con la maglia bianca-azzurra. Ma certo, diciamo che stanno raggiungendo dei grandi traguardi diversi da quelli che siamo prospettati all'inizio, però la qualità c'è, il gruppo anche, e se viene qualche risultato negativo non bisogna abbassare la testa o farsi prendere dalla demoralizzazione, perché manca poco, siamo addirittura d'arrivo e si è in piena corsa per fare i playoff in un... con una graduatoria sicuramente importante, quindi poi vivere con rimpianto sarebbe la peggior cosa. Grazie Marco, stiamo rivedendo intanto i tuoi gol e ti auguriamo in bocca al lupo per il Modena, con la speranza, anzi direi quasi la certezza, di rivederti presto a Pescara, anche qui nei nostri studi, per salutarti. E magari, e chissà che a questo punto il nuovo sindaco reale di Pescara non abbia in mente di assegnarti qualche riconoscimento legato al tuo rapporto di amore verso questa città. Grazie ancora Marco. Grazie a voi, arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie. Marco Sansovini, Ilenia, è uno degli esempi, insomma, di personaggi che sono rimasti legati al cuore della città, così come Giovanni Galeone, e poi tornano spesso anche per quel che riguarda insomma, gli sportivi che poi sono stati adottati da Pescara. Il prossimo ascolteremo invece in un'intervista registrata qualche giorno fa è il sindaco di un'altra città, perché i pescaresi hanno votato il sindaco di un'altra città. Allora su questo poi ti solleciterò una tua riflessione. Luciano Marinucci, sindaco di San Giovanni Teatino, con 27 voti, è il sindaco degli altri comuni più votato dai pescaresi. Siamo con il sindaco di San Giovanni Teatino, che però per diversi pescaresi potrebbe esserlo anche del capoluogo adriatico, almeno secondo il sondaggio del centro. Che effetto le ha fatto? Beh, intanto questo mi inorgoglisce da un lato, e dall'altro mi fa capire che l'azione amministrativa che stiamo svolgendo in tutti questi anni ha avuto una grande importanza, grande rilievo, e quindi se i cittadini di Pescara, che sono esattamente i nostri vicini di casa, apprezzano il nostro lavoro, per me è una soddisfazione. Intanto li ringrazio per quelli che hanno voluto esprimere questo loro gradimento nei miei confronti. Ovviamente non sono candidato a Pescara, anzi faccio i migliori auguri a tutti i candidati che sono in lizza per gestire e amministrare il comune di Pescara, che sicuramente è uno molto più complesso del mio. Ma adesso, dicendocela chiaramente, lei il sindaco a Pescara lo farebbe o no?
Io sinceramente devo dire che è un ruolo molto impegnativo, impegna la persona, impegna il suo contesto e quindi si tratta di fare dei sacrifici. Se 10 anni sono quelli che sono stati stabiliti dalla legge, probabilmente hanno tenuto conto anche dell'impegno psicofisico che riguarda questa funzione, quindi per il momento no, assolutamente no, ma non credo proprio nemmeno per il futuro. Io spero di concludere questo mio mandato amministrativo soddisfacendo i sangiovannesi, così come probabilmente sono soddisfatti per scaresi. Lo facciamo con una filosofia, pensiamo sempre che l'uomo viene prima delle macchine dell'altro e quindi il nostro lavoro è proprio questo, rimettere il cittadino al centro della vita. Ai pescaresi o ai residenti di Pescara che l'hanno votata, cosa vuole dire? Beh, probabilmente avranno scelto persone che sanno fare questo ruolo perché è un ruolo importante e lo fanno nella cognizione di dare se stesso agli altri, di esprimere il meglio possibile quello che poi il cittadino vuole dal sindaco. Come saluterebbe i suoi vicini di casa, i pescaresi? Beh, come ormai Pescara ha adottato come slang, nous et nous. E questo è quello che ha detto Ruggero Marinucci, sindaco dell'area metropolitana vasta, anche se non della Nuova Pescara perché fa parte di un'altra provincia. Però insomma, questo dato curioso di San Giovanni Teatino, come lo leggi, Ilenia? Beh, innanzitutto in classifica vediamo che è spuntato il cosiddetto, quello che io lo chiamo, il partito dei sindaci, perché sono stati votati, come dicevamo prima, molti sindaci di altri comuni, San Giovanni Teatino, Francavilla, Cappelle sul Tavo, c'è cioè Antonio Luciani, Marinucci, la Maiorano Picone di Cappelle. Vuol dire molti di questi bigliettini, la cosa simpatica è che sono stati i nostri taglianti accompagnati da qualche frase, sono bravi, oltre possono governare anche Pescara. E la cosa simpatica per San Giovanni Teatino e Francavilla è che sono due paesi, due comuni della provincia di Chieti. Questo vuol dire che chi ha votato questi sindaci ha dovuto acquistare l'edizione di Pescara del centro, ritagliare il tagliando e imbucarlo a Pescara. Quindi ha dovuto fare un duplice sforzo, essere venuto anche a Pescara per imbucare il tagliando e votare il sindaco preferito. Altre curiosità che sono emerse tra queste frasette che tu hai letto sulle schede, ce la puoi rivelare? Come no? Molte persone tra le schede che noi abbiamo definito nulle non hanno indicato nessun nome, ma hanno colto l'occasione per lanciare dei messaggi, per fare delle richieste esplicite al prossimo sindaco. C'è chi ha chiesto l'asfalto sotto casa, c'è chi ha chiesto il giardino curato. Ci sono persone che hanno detto spostate gli eventi anche a Porta Nuova, non solo in centro. Oppure qualcun altro ha detto attenzione ai disabili. Alcune persone poi ci hanno scritto per quartieri specifici, tipo il quartiere Gescal dei Colli. Insomma, è stata anche un'occasione per allargare le richieste dei cittadini per una sorta di primaria delle idee, quindi per dire al prossimo sindaco che verrà, guarda che ci sono queste emergenze e occupatene. O ancora c'è anche chi invece ha preferito tratteggiare un profilo del candidato sindaco ideale. Sono persone che hanno scritto vorrei un sindaco competente, onesto, in gamba, che sia in grado di governare la città, ed è questo, sono tutti spunti interessanti che lasciamo in eredità a chi verrà per i prossimi 5 anni a governare Pescara. Nello Di Marcantonio, guardando la classifica abbiamo due candidati sindaci certi nelle prime 10 posizioni, che sono, anzi tre, Carlo Costantini, Gianluca Baldini che ha annunciato la sua candidatura come indipendente e Carlo Masci. Mancano quelli ufficiali appunto del Movimento 5 Stelle, in particolare che si è fermata Erika Alessandrini a 145 voti e quindi è al 15° posto, e manca Marinella Sclocco, che è stata annunciata proprio in queste ultime giornate, proprio dopo il risultato, proprio contemporaneamente, sì. Ha ottenuto 2 preferenze, ma insomma evidentemente non si è mobilitata per il sondaggio. Questi che invece si sono mobilitati, perché sicuramente hanno, cioè, per quanto abbiano smentito, comunque a un certo punto ha iniziato a fare il loro piacere perché sono usciti i risultati parziali, hanno scaldato già i motori per la campagna elettorale, secondo te? Hanno una sorta di vantaggio rispetto agli altri? Ma sicuramente il modo di coinvolgimento del cittadino che ha dovuto esprimere la propria preferenza rappresenta non un'ipoteca sul consenso del 26 maggio, però un'anticipazione di un interesse in merito alle proposte. Rispetto a quello che diceva anche
La collega Ilenia Gifuni, potrebbe essere interessante confermare questi box non solo per esprimere una preferenza, ma per esprimere delle idee da poi convogliare verso i candidati sindaci e dei temi attraverso i quali poi essere sollecitati. Sicuramente i candidati, quelli che poi si confronteranno per le elezioni, hanno ottenuto un po' di visibilità in più aggiuntiva, ma sappiamo anche da una serie di sondaggi, stratificazioni e di analisi del voto che la preferenza si manifesta soprattutto nelle ultime settimane, quindi il convincimento nelle ultime settimane sarà importante da questo momento in poi, quindi dalla presentazione delle liste del 26 di aprile fino ad arrivare al 26 di maggio, cercare di consolidare questa attenzione che è stata manifestata finora. Ecco, una riflessione più generale la vorrei avviare proprio con Filippo Lucci rispetto appunto alla selezione dei candidati per le elezioni. Perché insomma questo è un meccanismo di cui stiamo parlando, che viene un po' dal basso, proprio senza alcun filtro, senza alcuna intermediazione, cioè arrivano le schede e viene pubblicato il risultato. Ovviamente i partiti usano altri criteri. Il Movimento 5 Stelle per esempio non si è impegnato, bisogna dire, perché Rita Alessandrini non ha ottenuto grandi preferenze, 145, ma anche perché lei era già candidata e c'è stata appunto questa piattaforma Rousseau che ha validato la sua lista. C'è stata comunque una metodologia diversa nella scelta della candidatura, anche se a Pescara c'è stata qualche polemica, bisogna dire su questo. I partiti, le coalizioni principali hanno scelto sostanzialmente facendosi dare una mano da Roma, come è successo nel centro-sinistra negli ultimi 2-3 giorni, perché non erano riusciti a trovare una quadra, oppure partendo direttamente da Roma con una scelta tra i leader nazionali per quel che riguarda il centro-destra. Ecco, quanto è ancora distante il meccanismo di scelta dei candidati da quella che è la reale rappresentanza della politica e quanto questo incide anche sulla scelta di non andare a votare per molti, forse nelle amministrative meno, però insomma una riflessione è giusto farla in questo momento. Assolutamente sì, devo dire che ancora oggi come abruzzesi scontiamo un po' questa invasione di campo di diciamo intromissioni politiche esterne da fuori della nostra regione nella decisione dei candidati, soprattutto ecco, nelle realtà più importanti, nelle città più grandi, e quindi laddove i tavoli politici non trovano l'accordo poi arriva a Roma che decide per noi, e non sempre decide bene, non sempre decide per il meglio, perché ecco, un conto è conoscere il territorio, conoscere le realtà, conoscere le nostre città, è un conto poi è imporre un candidato che deve andare bene per forza a tutti perché rientra all'interno di un accordo nazionale, e quindi insomma il peso di questa scelta è un peso che ricade poi nella cattiva amministrazione in molti casi dell'amministrazione, ma a volte anche nell'equilibrio interno della maggioranza che poi nel corso del mandato risente di questa imposizione e di questo clima che si crea all'inizio poi non si crea più. E il fatto di avere cittadini che scrivono un nome ed un cognome, secondo me, ha qualcosa di straordinario ancora oggi. Cioè, io vado, compro il giornale, esprimo una preferenza, esprimo un nominativo, esprimo la voglia di partecipare. Lo faccio ancora di più che nella partecipazione del voto poi successivo. Cioè, voglio contare in questa fase, voglio dire io vorrei che ci fosse questa persona a rappresentarmi. E se pensiamo alle primarie del Partito Democratico come strumento di partecipazione che ancora resiste, nonostante insomma i tanti cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni anche nell'organizzazione di questi appuntamenti, è la partecipazione considerevole. Per il segretario del Partito Democratico Nazionale abbiamo registrato numeri veramente rilevanti. Secondo me questi sono tutti segnali che l'attenzione ancora alla partecipazione attiva da parte del cittadino è importante. Poi è vero che non tutti possono decidere tutto, ossia su alcuni percorsi così rilevanti e importanti, io dico bisogna avere le competenze anche per scegliere
la persona che deve rappresentare un ruolo così delicato, così importante, così strategico per una regione, per un territorio, per una città. Quindi non vorrei semplificare dicendo che se va sempre bene aprire a tutti la scelta, una scelta così strategica. Però sicuramente il segnale, ovviamente che arriva dal quotidiano Il Centro, è quello di raccogliere il più possibile anche questo sentiment, questa voglia di partecipazione e questa apertura al cittadino che va recuperata, lo dobbiamo sicuramente dire. C'è ancora una forte separazione tra quello che è il percorso politico dei partiti e delle persone che si vogliono impegnare in politica da parte della base, dei cittadini che sempre meno vivono le scelte della politica attiva, sempre meno, anzi si sentono sempre più distanti. Il Movimento 5 Stelle aveva portato questo afflato di rinnovamento proprio della partecipazione attiva, ma anche lì poi si è perso questo fenomeno della partecipazione e della trasparenza. Pensiamo allo streaming, tutto doveva essere scelto attraverso uno sguardo attento di una telecamera che poteva consentire a tutti di partecipare alle scelte. E si è perso perché ovviamente non tutte le scelte possono essere partecipate in quel modo, ci sono delle scelte più delicate, più importanti, che vanno fatte nella riservatezza e nell'intelligenza di un gruppo ristretto che è in grado di poter indicare una strada e anche un nome. Bene, questa è una traccia su cui rifletteremo subito dopo la pubblicità, riprenderò proprio da Domenico Ranieri per appunto approfondire queste considerazioni di Filippo. A tra poco. Siamo tornati in studio, parlavamo del messaggio anche rispetto ai criteri tradizionali di selezione politica che è giunto da questa partecipazione dei lettori del quotidiano Il Centro. Allora io banalizzo probabilmente, ma brutalizzo e sintetizzo con Domenico Ranieri. La domanda è questa, cioè questo sondaggio al di là di chi ha vinto e di chi ha perso ha dimostrato una cosa essenziale e credo difficilmente discutibile, che sia il centrodestra che il centrosinistra a Pescara hanno sbagliato a non fare le primarie, andavano fatte. Sì, probabilmente sì, perché è lo strumento più democratico che va oltre anche il criterio di trasparenza digitale cui faceva cenno prima Filippo Lucci. Il paradosso è che in un mondo sempre più digitalizzato, sempre più prigioniero, io dico, dei social, che non garantiscono sicuramente un trattamento adeguato agli standard della democrazia, perché spesso si configurano insulti, si esternano pareri senza neanche conoscere i fatti. Oggi invece abbiamo un piccolo pezzettino di carta che viene votato e che viene imbucato. Allora, questo è un po' un ritorno al passato ed è anche collegato a un recente studio che ha ritenuto i quotidiani, che stavano perdendo molto, molto terreno, tra i più affidabili, perché il problema vero dell'informazione è che spesso, soprattutto tra i più giovani, non si tiene cura, non si tiene conto delle fonti. Cioè, si vede, arriva su Facebook o su Instagram una notizia, la si prende per buona senza un minimo di verifica. Ecco, la funzione dei quotidiani, e forse aveva ragione Montanelli quando faceva quell'affermazione, la funzione dei quotidiani può avere ancora un futuro, può avere un futuro a patto che mantenga una credibilità, un'affidabilità che oggi sono più che necessarie in un mondo politico frastagliato, in un mondo politico preda anche di isterismi, di attacchi, di insulti. Ecco, bisognerebbe tornare, non dico all'atteggiamento paludato dei politici anni 70, però ecco, un minimo più di ragionevolezza, un minimo più di attenzione verso i problemi. Quindi come risolvere i problemi, non solo mandare, ecco, evitare gli slogan. Oggi i politici vivono con gli slogan. Bisogna approfondire, e questa è la funzione che un quotidiano come Il Centro, ma credo che sia doveroso da parte di qualsiasi mezzo di informazione, ha l'obbligo di fare. Ecco, se è possibile fare campagna elettorale senza gli slogan, poi lo chiederemo al creativo, ma intanto con Ilenia voglio introdurre anche appunto i personaggi che non c'entravano e non c'entrano nulla con la politica lanciati da questo sondaggio. Il mondo delle associazioni, i motociclisti di Pescara. Vediamo da vicino, conosciamo, io personalmente non lo conoscevo, Pierluigi Scatozza, commercialista, presidente del Motor Club, che ha avuto ben 395 voti, intervistato dalla nostra Antonella Micoletti.
Siamo con Pierluigi Scatozza, che è commercialista di professione, però ha un hobby che vedete, l'hobby della moto, del motociclismo. Non per altro è presidente della Sara Project. Outsider è stato votato sul coupon Il Centro. Lei non ha mai fatto politica, ma stavolta in sella alla politica, però ce l'hanno messa i elettori del Centro. Sì, per me è stata una sorpresa ritrovarmi in classifica, anche perché io non mi sono mai occupato di politica, però posso dire che da quello che inizialmente era una sorta di scherzo, poi nella realtà dei fatti ho avuto tanti consensi, tante persone che mi hanno telefonato, conoscenti, che mi dicevano che tutto sommato mi ci perderebbero pure in una poltrona a condurre l'amministrazione. Non penso minimamente di scendere in campo. Qualche politico si è anche preoccupato, no? Perché mentre risalivo le posizioni qualcuno mi ha anche scritto, gli ho detto non ti preoccupare, continuerò ad andare in moto. Continuerà a preferire la sella piuttosto che la poltrona. Tra l'altro lei e anche con il suo gruppo è impegnato a livello civile, a livello sociale. Ricordiamo ad esempio quel signore di San Giovanni Teatino che era scomparso e che è stato ritrovato proprio da uno di voi. Sì, in quell'occasione siamo stati chiamati a dare una mano a tutte le forze spiegate nella ricerca del signor Enrico e devo dire il nostro contributo è stato fondamentale, perché uno dei miei ragazzi la domenica pomeriggio ha rintracciato il signor Enrico, che era adagiato in una siepe da 3 giorni e 2 notti. Sicuramente ci impegneremo nuovamente qualora ci dovessero chiamare, e soprattutto stiamo accreditandoci con la protezione civile, perché comunque la burocrazia ci obbliga appunto ad accreditarci, altrimenti il nostro intervento si limita a un intervento puramente volontario. Però poi mi ha detto anche prima una curiosità, che lei è in partenza perché ogni anno organizza un viaggio, sempre in moto ovviamente. Sì, il viaggio tra amici, anzi più che tra amici, tra compagni di banco del liceo. È un appuntamento che abbiamo ogni anno tra fine aprile e i primi di maggio, e quest'anno siamo in partenza per il Portogallo. Un saluto tra i motociclisti qual è? È un lampeggio con il faro. Quando ci si incrocia ci si lampeggia col faro oppure si alza la mano. Ai elettori del Centro che l'hanno votata cosa vuole dire? Un ringraziamento alle 395 persone o comunque ai 395 tagliandi che sono stati imbucati. Ilenia dice che non essere tanto interessato, però si ricordava esattamente il numero delle preferenze. Insomma. Sei certa che non si candidi? Ah, certa non lo so, poi bisogna vedere a liste chiuse, scorrendo i nomi delle liste. Fatto sta che però quest'ultima affermazione che dicevi, Carmine, mi dà l'occasione per introdurre un altro argomento. Molti di queste persone che sono stati votati dai cittadini, alla fine dei conti abbiamo scoperto che si candideranno alle prossime elezioni. Abbiamo scoperto attraverso i social, poiché ce l'hanno comunicato direttamente. Hanno detto sì, siamo stati votati da tante persone e quindi abbiamo deciso di candidarci. E, ad esempio Simone D'Angelo dell'Endas Abruzzo, presidente dell'Endas Abruzzo, ha detto che si candiderà alle prossime elezioni, anche lui un giovane. 12esimo, 191 sì, voti. Esatto, un giovane che comunque è votato da tante persone, alla fine ha detto perché no, perché non provarci, chissà, vedremo, non solo lui. E, ci sono tanti, ad esempio ricordo a memoria Claudio Mastrangelo, il giovane segretario dei Giovani Democratici, pure ha avuto tante preferenze. E, poi ci sono anche architetti. Ce n'è un altro che il suo slogan potrebbe essere, adesso lo mandiamo in onda subito, lo dico a beneficio della regia così lo prepara. Lo slogan di questo personaggio votato, scelto dai pescaresi, sarà sicuramente, se si candiderà, cosa che non avverrà, la politica come ascolto. Vediamo chi è. Siamo all'ospedale Santo Spirito di Pescara, nello studio del dottor Claudio Caporale, che è primario di otorino laringoiatria di questo nosocomio pescarese, ma non siamo qui per un consulto medico, bensì per commentare i risultati dell'iniziativa del quotidiano Al Centro, Scegli il tuo sindaco per la città di Pescara. Lei con 10 tagliandi, 10 voti a suo favore, si è piazzato al 56esimo posto. Ma innanzitutto sono rimasto sorpreso, ben sorpreso, da questo attestato di stima che mi è stato rivolto, soprattutto per il fatto che lavoro in Abruzzo ormai da tanti anni e quindi io credo sia proprio un attestato di stima per la professione.
Lei si è votato? No, assolutamente no, non avrei avuto neanche il tempo, onestamente. E chi avrebbe votato in questa iniziativa? Ma ci sono tante professionalità e soprattutto anche tanti esponenti del mondo politico che meritano di fatto di essere in quella graduatoria. Senta, ma se lei fosse sindaco, cosa farebbe per questa città? Beh, questa è una domanda piuttosto difficile, però credo, per essere sintetici, che i punti siano essenzialmente tre. Innanzitutto la pulizia della città, soprattutto al riordino dei marciapiedi, delle strade. Secondo punto è il traffico, un problema che io sento quotidianamente, perché poi ho la fortuna, sfortuna di abitare in centro e devo dire che, per quanto siano stati fatti dei miglioramenti negli ultimi anni, ma il problema non è ancora risolto, soprattutto per i risvolti non solo di ordine ambientale ma anche e soprattutto acustico. E il terzo punto è il ruolo che il sindaco, il nuovo sindaco, avrà nella gestione delle problematiche politiche del nostro ospedale. L'ospedale di Pescara deve avere un ruolo primario nell'ambito della sanità regionale, per vocazione, per DNA, per presenza di professionisti di altissimo livello. La rivedremo ufficialmente, diciamo, nelle liste degli aspiranti consiglieri per il 26 maggio? No, 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 lo sottolineo, assolutamente no. Continuerò a fare quello che faccio quotidianamente, il chirurgo. Bene, fin qui Claudio Caporale, che ovviamente si lamentava dell'inquinamento acustico a Pescara, chi più di lui può attestarlo, insomma, con i suoi pazienti. A questo facevo riferimento. Ilenia, un'ultima battuta per dire che non c'è un gran numero di professionisti estranei alla politica. Molti dei candidati già politici sono avvocati, insomma, professionisti, però noti più come politici. Non c'è più questo schierarsi da parte degli ordini, delle categorie, oppure la scelta di medici di famiglia con un gran numero di mutuati che solitamente si mobilitano. Cambia anche un po' la base, sì, del consenso da questo punto, sì, di vista, diciamo, l'avete notato? Sì, diciamo che molto questa differenza oggi non c'è tantissimo, che comunque ci sono avvocati che fanno i politici, i medici che comunque sono in politica, basta vedere anche la stessa composizione del Consiglio Comunale attuale di Pescara. Per proprio persone strane alla politica forse ce ne sono poche, perché quello che ha dimostrato questa nostra iniziativa è appunto la voglia di partecipare. Ha anticipato anche la stessa campagna elettorale, perché ricordiamo che è stata fatta in un periodo di pre-campagna elettorale. Tutti questi cittadini che comunque hanno votato, hanno partecipato, vuol dire che hanno voglia di politica, e quindi ci saranno delle elezioni comunali, che poi sono le elezioni più vivaci, delle elezioni comunali molto vive. Ci saranno tanti sicuramente candidati in corsa, e i cittadini quindi sono già pronti, hanno voglia di politica e voglia di sentire anche le idee che ognuno di loro ha. Nello Di Marcantonio, diceva Domenico Lanieri, politica si fa anche oltre gli slogan, quindi voi restarete disoccupati, ma assieme agli slogan invece quali sono le strategie efficaci che consigliereste a un aspirante candidato consigliere comunale per questo mese di campagna elettorale? Come muoversi? Per fortuna lavoriamo moltissimo in Europa e a livello mondiale in 4 continenti su 5, quindi diciamo che va molto bene così. Sicuramente il consiglio massimo da parte di esperti di comunicazione istituzionale è quello di cercare il coinvolgimento emozionale sulle proposte e sulla partecipazione. Quindi sicuramente quello che è il messaggio che viene a livello europeo, dove lavoriamo soprattutto, è quello di veicolare delle emozioni e soprattutto cercare il patrimonio valoriale comune, perché sono tantissime segmentate le esigenze a livello europeo e a maggior ragione a livello cittadino, dove sono tante micro città, micro nazioni che sono i singoli quartieri. Abbiamo sentito il dottor Caporale, che comunque ha fatto il suo programma elettorale sintetico ma con delle priorità, cercare di trovare quell'elemento comune, sintetizzarlo personalmente, è un po' la strategia vincente. Sicuramente ognuno deve rappresentare quello che riesce a rappresentare, ovvero farsi fare un vestito su misura per quanto riguarda la proposta, e non cercare di mettere
troppe cose insieme che automaticamente andrebbero a stridere l'una con l'altra. Seconda campagna elettorale nel giro di poche settimane anche per il Corecom, doppio lavoro per voi, Filippo Lucci, oltre che per noi, ha detto, voi vigilanti e noi vigilati. Quali sono le regole di questa campagna elettorale per le europee, ma ricordiamo per le amministrative anche l'election day, quindi si voterà tutti in un giorno, probabilmente ci sarà il ballottaggio due settimane dopo, insomma le regole sono sempre le stesse, purtroppo non cambiano per quel che riguarda la par condicio a cui sono sottoposte soprattutto, anzi soltanto le televisioni, vabbè, ma questa è una nostra comune lamentela in qualche modo, ma insomma sono stati bravi alle regionali intanto i candidati e noi siamo stati bravi in qualche modo, quali sono le aspettative, insomma in un territorio abbastanza tranquillo dove non ci sono grandi polemiche, devo dire sulle regole, questo abruzzese. Beh, intanto ha detto bene, purtroppo siamo ancora a parlare di una legge del 2000 che condiziona in parte il modo di fare comunicazione sia da parte della politica che da parte delle TV locali, e il Corecom è costretto, io lo dico costretto perché noi auspichiamo da tempo un rinnovamento di questa legge, a dover intervenire su situazioni a volte che sono davvero imbarazzanti, però lo dobbiamo fare, la legge ce lo impone e cerchiamo di farlo sempre con la massima professionalità. Ci sono state invece in questa ultima campagna elettorale delle regionali moltissime segnalazioni, abbiamo avuto tantissime chiamate da parte dei politici che si lamentavano di questo o dell'altro candidato, di questo giornale o di quella televisione, e con diciamo pressioni considerevoli rispetto al passato. Forse queste elezioni regionali sono state sentite anche particolarmente per i soggetti che erano in campo, insomma perché la regione è sempre un appuntamento comunque molto partecipato, e anche perché aveva sicuramente questo risvolto nazionale con l'attenzione dei leader di tutta Italia, di tutti i partiti che erano presenti in Abruzzo, e quindi l'abbiamo sentito, ne abbiamo anche risentito un po' di questa pressione, se vogliamo, che la politica ha cercato di fare verso, nei confronti del Corecom, e ci sono state ahimè anche alcune interventi che abbiamo fatto e anche qualche sanzione da parte dell'autorità a fronte delle nostre istruttorie. Le regole non cambiano anche per questo appuntamento delle europee, ci sono anche le amministrative, giustamente come abbiamo ampiamente ricordato in questa trasmissione, siamo vigili ma utilizzando un concetto che io a cui tengo molto, che è il buon senso, ossia le regole ci sono, ma se si usa buon senso anche da parte degli uffici di comunicazione, voglio dire delle pubbliche amministrazioni. La legge dice bisogna comunicare lo stretto necessario, come possiamo dire, quindi quando la comunicazione è indispensabile e indifferibile. E in maniera spersonalizzata. È spersonalizzata senza citare il nome. Anche su questo potremmo dire tanto. Esatto, quindi esatto. Dire il sindaco o parlare dell'assessore ma non citare il nome. Cambia poco in realtà, però questo la legge dice, e quindi cerchiamo con buon senso di attenerci senza fare le furbate dell'ultimo minuto, gli eventi, i convegni, i tagli del nastro del giorno prima, non servono secondo me neanche a raccogliere consenso, servono soltanto a fare polemica, a volte anche a rimetterci la faccia, quindi il richiamo è questo. Vorrei però concludere tralasciando un attimo la par condicio, ripeto che crea un po' di orticaria a tutto il sistema, non solo al Corecom, dicendo che penso sia fondamentale la voglia di protagonismo da parte di chi scende in campo per rappresentare una collettività, cioè il percorso politico, la preparazione all'incarico che si vuole ricoprire, quindi la preparazione. In un momento in cui è passato il messaggio che tutti possono fare tutto, ritengo che ritornare alle competenze, allo studio, ai percorsi anche della politica fatta all'interno dei partiti o comunque nella scuola, nella propria comunità, nella parrocchia, cioè essere impegnati per un gruppo, per degli interessi, significa poter poi essere pronti nel momento della chiamata a rappresentare una comunità. Io candiderei Caporale perché mi è sembrato un ottimo comunicatore, eppure con le idee chiare sulla città su alcuni punti specifici, ma battute a parte, la preparazione, la competenza è quello che dobbiamo recuperare, facendo capire anche ai nostri giovani che senza le competenze il paese non riprende a crescere, non riprende anche a poter coprire quelle esigenze della popolazione che soffre di più, dei più deboli, di chi è più indietro. Bisogna studiare, bisogna impegnarsi e poi candidarsi a rappresentare gli altri, solo a quel punto. Grazie, chiudiamo con Domenico per sapere se il centro ha già deciso che ci sarà un seguito in futuro per iniziative di questo tipo. Sì,
iniziative che si sono già verificate in passato e che riproporremo, perché il successo di Pescara ovviamente ci induce a proseguire su questa strada. È evidente che gli sondaggi non si possono lasciare così in balia delle onde, vanno accompagnati, vanno coccolati, e in questo devo ringraziare anche Rete 8 per l'appoggio che ci è stato garantito. E poi invece volevo, ecco, un'ultimissima notazione rispetto agli slogan. Io naturalmente non mi riferisco allo slogan in campagna elettorale, quello ci sta tutto, mi riferisco allo slogan durante l'attività governativa, amministrativa. Ecco, quello è un problema che secondo me bisognerebbe risolvere, e si può risolvere soltanto facendo quello che ha appena detto Lucci, cioè studiando, perché una volta le candidature venivano assicurate attraverso un percorso, oggi invece la candidatura viene assicurata attraverso soltanto l'immagine e spesso anche l'aspetto economico. Bene. Grazie, grazie al Quotidiano Il Centro, grazie all'Agenzia Pomiglio Brum, grazie al Corecom e ai loro rappresentanti che hanno partecipato a questa tribuna, in cui abbiamo concluso un percorso di accompagnamento, come diceva Domenico Ranieri, alla iniziativa di democrazia diretta, io la chiamo così, più che un sondaggio, perché tecnicamente non lo è, che però ha dato importanti indicazioni non soltanto sui nomi, poi appunto saranno tutti candidati, al di là delle scelte sui candidati sindaci, però insomma i primi saranno tutti in ballo in queste elezioni a Pescara e hanno avuto modo di allenarsi in qualche modo in queste 3 settimane, ma ha dato anche spunti sui temi, come diceva Elenia, e ha dato spunti anche su una voglia di partecipazione, che è una cosa molto positiva e che i media questa volta registrano con grande interesse e grande partecipazione. Grazie a tutti voi, e vi ricordo che venerdì prossimo non saremo in onda noi, ma ci sarà lo spazio tradizionalmente offerto da Rete 8 alle processioni dei riti della passione in Abruzzo, quindi torneremo il venerdì successivo, e vi ringraziamo ancora per averci seguito. Arrivederci.